tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo sarà come realizzare il fotomontaggio di un presepe all'interno di una pallina. Abbiamo bisogno di Photoshop. Apriamo Photoshop e andiamo a creare un nuovo documento e lo facciamo quadrato, quindi 10x10. Questo può essere utile per realizzare un bigliettino personalizzato. Io per il momento gli lascio metodo di colore RGB, poiché è più facile fare degli effetti, e poi successivamente farò colore CMYK. Gli diamo ok. Ok, ecco il nostro sfondo e all'interno andremo a inserire il presepe che io ho preso e ho preso delle statuine. Andiamo a fare apri. Ok, questa è la nostra foto. Andiamo su immagine, regolazione, luminosità e contrasto e andiamo ad aumentare un po' i contrasti e abbassare un po' la luminosità. Ok, andiamo a fare tasto destro, qui sopra duplica livello e lo portiamo in senza titolo 1. Ok, ingrandiamo un po'. Fatto questo andiamo a prenderci una sfera, facciamo apri e noi prendiamo questa. Andiamo qui sulla selezione, andiamo a prendere lo strumento selezione ellittica e andiamo a creare un cerchio. Con lo spazio ci andiamo a posizionare all'interno del cerchio e andiamo ok, facciamo mela C e andiamo qui a fare mela V. Ingrandiamo questa nostra pallina e andiamo qui su immagine, regolazioni, luminosità e contrasto. Ok, vedete, gli diamo un po' di luminosità e un parecchio contrasto e gli diamo ok. Ok, poi prendiamo questa palla e la andiamo a mettere sotto il nostro presepio. Andiamo qui e premiamo la mela sopra al cerchio, a livello del cerchio, per andare a selezionare la forma del nostro presepio. Ok, andiamo qui e andiamo a creare una maschera di livello. Vedete che abbiamo creato questo effetto. Andiamo sempre su questo livello, prendiamo il pennello e andiamo a prendere un pennello dalla punta sfumata e andiamo a modificare, vedete, un po' i bordi e togliere comunque questo effetto netto. Ok, prendiamo questa palla e andiamo a duplicarla e la portiamo sopra a tutto e andiamo qui a mettere metodo di colore sovrapponi. Vedete che con sovrapponi gli diamo ancora di più quell'effetto, diciamo, sferico. Fatto questo andiamo qui, andiamo a mettere la curve e andiamo sul blu a mettere, vedete, un po' di blu in questo modo per contrastare di più la foto. Fatto questo torniamo nel livello del presepio e andiamo a cancellare bene i bordi. Ok, fatto questo andiamo a selezionarci sempre con la mela sopra al cerchio e andiamo a creare un nuovo livello e lo andiamo a riempire di un blu notte. Andiamo a mettere il blu in primo piano e qui andiamo a mettere un marrone scuro. Gli diamo ok. Mettiamo sempre il blu in primo piano, poi andiamo nello strumento sfumatura e andiamo qui su sfumatura e andiamo a mettere i due colori, quindi il blu in alto e il marrone in basso. Andiamo dall'alto verso il basso, andiamo e creiamo questo effetto. Premiamo mela D e deselezioniamo. Ok, prendiamo questo cerchio e lo andiamo a mettere dietro la nostra andiamo ad abbassare un po' l'opacità. Ok, andiamo sempre su questa palla qui e andiamo a pulire comunque sempre di più il bianco. A cliccare il livello, andiamo su selezione intervallo colori e qui dentro andiamo a mettere, vedete, una tolleranza e qua vedete che decidiamo. Andiamo qui su luci in modo che lui ci va a selezionare solamente queste parti. Andiamo qui sulla maschera di livello e andiamo a chiudere i punti che sarebbero quelli della Madonnina. Abbassiamo qui il pennello e andiamo a farlo diventare tutto rosso. Qui. Ok.
torniamo sul livello della maschera di livello e andiamo con il pennello sempre questo sfumato a cancellare i contorni. Ok, come vedete abbiamo scontornato questo qui. Ok, adesso prendiamo cliccando qui e vedete che noi possiamo anche aumentare di più la sfumatura e come vedete ancora c'è da pulire. Ok, fatto questo, adesso andiamo qui sul pennello e andiamo sulla parte di questi puntini, vedete? Li ingrandiamo, mettiamo il bianco e andiamo sempre sui pennelli e come vedete qua decidete di dargli una distanza, qua gli date una spaziatura, creiamo un nuovo livello sopra questo e andiamo a creare, vedete, queste stelline. Ok, prendiamo questo, ingrandiamo e creiamo tutte queste stelle. Ok, torniamo sul livello questo qui, premiamo la selezione quindi del cerchio, creiamo un nuovo livello qui sopra e gli diamo una sfumatura più scura. Andiamo qui e andiamo a mettere che dallo scuro diventa trasparente. Ecco fatto, vedete? Andiamo su filtro, rendering, effetti luce e qui vedete che gli decidete l'effetto della luce. Qui gli mettiamo punto e qui gli diamo ok e gli diamo deselezione. Creiamo un nuovo livello sempre avendo il cerchio. Da quest'altro lato mettiamo il bianco, quindi che va dall'alto verso il basso. Deselezioniamo e andiamo a dare luce soffusa in questo modo. Facciamo anche qui e creiamo questo effetto. Ok, fatto questo, creiamo qui, creiamo un nuovo documento. Prendiamo il nostro pennello e qui gli andiamo a mettere grigio in questo modo. Andiamo qui a cercare una punta sfumata e andiamo a dare, vedete, questo effetto più scuro nei lati. Andiamo su filtro, sfocatura, controllo, sfocatura, in questo modo. Ok, deselezioniamo e per finire andiamo qui sullo strumento forma personale e andiamo a dare un simboletto tipo questo qui che c'ha l'angolo stondato e qui gli andiamo a mettere un rosso. Prendiamo tutti i livelli tranne quello lì del rosso e lo portiamo verso il basso. Prendiamo questo e lo mettiamo in questo modo. Andiamo qua su modifica, trasforma tracciato, altera e andiamo qui su altera e andiamo a fare questa cosa in questo modo. Gli diamo applica, andiamo qua e andiamo sempre sullo strumento forme e andiamo a sceglierci un cerchio bucato, questo qui più spesso. Andiamo qui e lo andiamo a mettere qui sopra, ce lo portiamo sotto, andiamo qua e gli andiamo a mettere un cerchio in questo modo. Per finire prendiamo sempre questo qui, ce lo duplichiamo, ce lo portiamo sopra all'altro livello e andiamo qui a mettere luce vivida. Ok, andiamo ad abbassare il riempimento. Ok, prendiamo adesso la T di testo, scriviamo, andiamo qua e lo ingrandiamo in questo modo, andiamo su filtro, distorsione, effetto sfera e lui dice lo rasterizziamo, noi gli diamo ok e lo mettiamo 25 e questo qua lo andiamo a mettere sotto a tutti i livelli. Fatto questo, sblocchiamo il livello e andiamo su sovrapposizione pattern in questo modo. Ok, andiamo qui e andiamo a creare una maschera e andiamo pulire, vedete, tutto quello che è fuori in questo modo. Andiamo sempre sulla nostra sfera
qui e andiamo a mettere un'ombra esterna in questo modo, vedete? Un'ombra interna, anche se questo si vede poco. Andiamo qui su smusso e abbiamo creato il nostro bigliettino personalizzato effetto sfera con il nostro presepe. Con questo il tutorial è finito, mi raccomando rimpicciolite tutto quanto e lasciate un margine, oppure se lo dovete mandare per web lasciate tutto quanto così e va anche bene, oppure se dovete per la stampa rimpicciolite tutto quanto e poi andate qui su metodo di colore CMYK. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!